E buon venerdì amici di Chef in Cucina, noi siamo in pieno clima prenatalizio. Quanto ci piace questa atmosfera, Letizia? Tanto. Tanto, vero? Tanto. Io ritorno sempre un po' bambina nel periodo prenatalizio, le luci, l'albero di Natale, i profumi, non lo so. Io lo amo tantissimo il Natale. Io tantissimo. Io tantissimo. Dobbiamo fare, ce lo viviamo lo stesso. Cioè io quei pochi pomeriggi liberi che ho li passo sul lettone insieme a mia figlia a guardare i film natalizi, ma quelli degli anni 90, tipo Mamma ho perso l'aereo, tutti questi film, sai, proprio... io li adoro, sono un po' bambina, che ci posso fare? È bello però, Sì, sì, ci mancherebbe. Tu sei troppo di sostanza, Letizia. Allora, oggi siamo nel vegano o nel vegetariano? Oggi siamo nel vegano. Ok. Oggi siamo nel vegano con una... zuppa di ceci con delle bietole. Ah, perfetto, piatto perfetto. Giochiamo un po' con le consistenze diverse, con i colori e vediamo che esce fuori. Ma sì, poi io le zuppe in inverno le adoro, secondo me sono dei piatti veramente perfetti. Ci ha detto il nostro chef Massimiliano Capretta, che saluto, che per vivere a lungo dobbiamo mangiare almeno una zuppa al giorno. Perché comunque si fanno con ingredienti che hanno, diciamo, determinate proprietà che fanno bene. E quindi ci sono sempre i legumi, che insomma le proprietà sono rinomate, inutile che stiamo qui a ripeterle, quindi... Via con la zuppa, Letizia. Okay. Elenchiamo gli ingredienti? No, sì. Non ci interessano. Ok. Allora, utilizziamo dei ceci, noi li abbiamo già lessati chiaramente, della bietola, se la riusciamo a trovare colorata è meglio, cioè più carina, però non la troviamo, non fa niente. Questa è bietola colorata. Questa rossa. È bietola colorata, sia rossa che fucsia. Che bella. Potevo non comprare la bietola fucsia. Dopo ci sono io. Dopodiché patata, carota, cipolla, sedano, rosmarino e alloro, aglio e paprika affumicata. Che poi insomma i colori, ecco, delle verdure non sono solo un discorso di bellezza, ma poi ogni colore ha le sue proprietà. Per esempio so che tutte le verdure, anche tutti i frutti di colore viola, hanno delle determinate proprietà che adesso non ricordo quali nello specifico, tipo so che sono antiossidanti, che fanno bene. Quindi insomma il colore non è solo una questione estetica, ma anche di salute. Vero, quindi vero, ben venga la scelta di colori diversi. È vero. Allora, diciamo che dovremmo cominciare a preparare dei ceci che faremo, ripasseremo in forno, sì. Che è una cosa che noi abbiamo già fatto, credo, sì. In passato. Allora, prendiamo un po' di ceci. L'abbiamo già fatta perché l'abbiamo rifatta a casa, pensando tempo fa a te. Perché sì, quindi mi pensi non solo quando sei, esatto, con Antonio. Non solo quando ti devo prendere in giro, ma anche quando sono a casa. Perché devo dire che grazie alla nostra chef Letizia ho migliorato le mie tecniche per quanto riguarda le verdure. Quindi insomma. Meno male, sono contenta. Allora, prendiamo quindi un pochino di ceci. Allora, facciamo vedere. Facciamo prima. Prendiamo un po' di ceci lessati. Sì. Ci mettiamo la nostra paprika affumicata. Questa è affumicata, se non la troviamo, ma ormai si trova facilmente in, sì, commercio. A me piace. Possiamo tantissimo mettere anche paprika normale o comunque insomma quello che ci piace. Affumicata, ecco, piccante. Esattamente. Insomma, in tutte le salse. Olio, un pochino di sale, eccolo qui. E la mettiamo in forno, carta da forno in forno, e li facciamo seccare, quindi per devono cuocere un pochino, diciamo anche una quarantina di minuti. E il risultato è questo. Il risultato è questo, quindi sono cecetti croccanti, buonissimo, aromatizzati. Quanto sono buoni. Ecco, l'aromatizzazione mi mancava. La prossima volta li farò così. Semplici, perché l'altra volta tu me li avevi fatti semplici. Probabilmente sì. Poi ogni volta cambiamo, sì, inseriamo cose nuove, cose vecchie. Bene, bene. Vabbè. E procediamo, quindi facciamo la nostra zuppa da un lato. E dall'altro cuociamo le nostre bietole. Combo di padelle questa mattina. Combo di padelle. Allora, intanto spicchio d'aglio, anzi ne prendiamo due. Mi dai un coltello per favore? Sì. Togliamo la camicia. Mm-hmm. Io la tolgo sempre, sai. Sì? Beh, diciamo che se vogliamo far sentire il gusto dell'aglio in maniera più decisa è giusto toglierla. A volte penso che il fatto di non toglierla sia solo una questione di comodità. Di pigrezza, sì. Invece di stare a fare tutte queste... Sì. Però posso dire, sai che una volta il nostro chef Gennaro D'Ignazio ha utilizzato l'aglio con la camicia proprio a fine cottura e devo dire che comunque il gusto si sentiva ma non era per niente invadente, quindi potrebbe essere anche un modo per... rendere insomma. Tra l'altro poi ho pensato a un'altra ricetta che faremo le prossime volte dove c'è molto aglio. Cotto al forno. Quanto mi piace l'aglio. Allora, a me sfondi una porta aperta. Allora, cominciamo a cuocere le bietole, sarà una cottura molto molto rapida. Queste sono crude. Ok. Abbiamo tagliato i gambi a pezzettini.
mettiamo intanto questi, saliamo. Ok, allora facciamo intanto scottare un pochino le coste che abbiamo tagliato piccoli, anche queste sono molto tenere, quindi devono rimanere croccanti, quindi possiamo direttamente passarle in padella. Intanto qui si sta scaldando l'altro olio e procediamo a fare la zuppa. Allora, possiamo tagliarli in maniera abbastanza grossolana perché tanto poi frulleremo tutto. Cioè, in realtà viene una crema più che una zuppa. Ok. Una passata. Sì. Anche perché poi tanto la consistenza gliela daranno i ceci al forno ed anche la bietola. Ok. Ah, sono proprio curiosa. Poi a me questi piatti piacciono veramente tanto. Le zuppe io le adoro, specie in questa stagione. Patata, patata. Che poi non è vero che la zuppa si può mangiare solo d'inverno, perché ci sono anche delle zuppe che sono ottime, fredde, e noi ne abbiamo fatte diverse l'estate scorsa. A parte che si possono anche far raffreddare, cioè anche una zuppa simile fredda è comunque buona. Comunque buona, infatti. Quindi non è detto che debba essere mangiata calda. Infatti, no, è una questione di abitudine, Ci sono anche zuppe, insomma, con ingredienti che si prestano proprio ad essere fatti freddi, cioè pensiamo al gazpacho, per esempio. Sì, infatti. Che nasce freddo, quindi... Sì, tu ce n'hai fatto uno... Sì, con la frutta. Con la frutta, sì. Era molto anche buono. Quello classico con il pomodoro. Gli abbiamo messo sedano, cipolla, carota e patata. Esattamente. Giriamo. Dobbiamo far dare una rosolata. Abbiamo messo anche un filo d'olio, giusto? Una rosolata, sì, sì. Allora, intanto qui aggiungiamo anche... Ah, le foglie. Le foglie. Delle bietole. Diamo una spezzettata sommaria. Ma quanto sono belle queste bietole di questo colore. Sì, peccato che cotte, lessate, perdono un po' di colore, un po' come tutte le verdure. Delle verdure alla fine. Cioè, le patate viola cotte sono terribili, diventano grigie. Però, sì, infatti. Però ecco, insomma, queste spadellate così rimangono... Vabbè, anche la verdura tende ad avere un colore un po' marrone. Sì. Però, insomma, sì. Tutto normale. Ok, questo lo facciamo stare qualche minuto, intanto appassisce. Allora, nella nostra zuppa mettiamo anche l'alloro e il rosmarino. E poi aggiungiamo anche i ceci. Aggiungiamo anche i ceci. Facciamo, diciamo, rosolare per... Facciamo rosolare, guarda, qualche minuto, il tempo di, insomma, di fare insaporire tutto. E il tempo anche che, insomma, cuociono le patate. Sì. Mettiamo del sale. E aggiungiamo o dell'acqua calda o del brodo vegetale, noi in questo momento aggiungiamo dell'acqua perché quella abbiamo. Facciamo cuocere, non ne mettiamo tanto di liquido perché la vorremmo abbastanza compatta, densa. Cuociamo e mettiamo il coperchio e facciamo cuocere. Okay. Più o meno per una mezz'oretta, diciamo, a seconda di quanto è grande la verdura che abbiamo tagliato. Questo è il risultato. Noi l'abbiamo già mezz'oretta è frullata. L'abbiamo già frullata. Ok. E quindi molto semplicemente adesso andremo ad impiattare. Ah, ok, ci siamo. Le pedine ci sono, sì. Guarda, una ricetta veramente semplice da fare a casa. Semplice, semplice, però secondo me proprio gustosa. Mi piace il fatto che i ceci sono frullati insieme anche alle patate e alle carote. Sì. Perché io anche io faccio la pastatina di ceci, però solo con i ceci. Invece secondo me è così. Amo. Per esempio anche la zucca qui dentro ci starebbe molto bene e darebbe anche un bellissimo colore. Poi chiaramente... Ah, quindi possiamo fare ceci e zucca insieme. Sì, ceci, zucca. Potremmo anche togliere la patata per dirti e fare soltanto ceci. Possiamo fare come vogliamo con questo tipo di ricette. Ok. Allora, andiamo a prendere... Mazza, quanto è bello, Letizia. Quanto è bello, ma soprattutto questo è veramente un piatto di salute. Perfetto per tutti. Ah, giusto, mi ero dimenticata. La parte crunchy, che ci piace tanto. Sì, no, ci sta proprio bene, anche perché comunque abbiamo proprio la consistenza della passatina, della crema, no? Olio. Ma che bello, Letizia, wow.
Complimenti, guarda. Grazie. Io adoro queste ricette perché sono veramente facili da rifare a casa, però tra l'altro sono cose che a casa abbiamo un po' tutti, patate, sì, carote, sì, cipolle, quindi veramente con poco riusciamo a fare una zuppa molto gustosa e soprattutto che fa tanto bene. Poi sono ricette facilmente intercambiabili, come dicevamo, se una persona vuole aggiungere la zucca, non vuole mettere la patata, sì, a seconda dei gusti, a seconda anche delle esigenze nutrizionali di ognuno. E di quello può che magari cambiare, abbiamo a casa. Sì. Certo. Anche un piatto economico, se vogliamo. Sì. Può essere vegano, utile anche per pulire il frigo, voglio dire, per togliere tutte quelle verdure che giacciono lì da un po' di tempo. È vero, è vero. Bene, Letizia, grazie. Grazie a te. E grazie ai nostri telespettatori. Ci vediamo domani. Ciao. Obesità è collegata sempre con un'infiammazione cronica del nostro organismo, collegata con una sovrapproduzione di ormoni, soprattutto di insulina e alcuni steroidi sessuali nel nostro corpo. Riduzione calorica alimentare comporta uno stato antinfiammatorio, allunga la nostra vita e aiuta nell'averla di buona qualità. We'll be right back.